molto emozionato, sono triste, perché quando finisce un sogno svaniscono tutti i sentimenti. Quindi sono molto triste. Io ho accettato questa sfida, se vi ricordate, alla mia prima conferenza stampa. Usai proprio la parola difficile, muy difficile, una sfida muy difficile. Però con determinazione, con coraggio, con la voglia di contribuire a far migliorare questa squadra, ma soprattutto una società. È un momento difficile e sto realmente emozionato perché quando si terminano los sueños deja sempre un sabor amargo. Y yo sabía que era, como le había dicho, un reto muy difícil el que teníamos enfrente, pero lo hemos intentado todos y hemos llegado al día de hoy. E sono qui proprio perché ho un grandissimo rispetto per gli aficionados, per il valencianismo, per tutti quelli che lavorano come vosotros. Io ho rispettato sempre tutti e quindi non potevo andare via senza dare giustificazioni sulla mia decisione. Quindi grande rispetto per La motivación de este saludo, de esta tutti. rueda de prensa, es para subrayar mi gran respeto que tengo hacia la ciudad de Valencia, a los aficionados del Valencia, al sector del periodismo deportivo, todos ustedes que trabajan en este medio y es por esto que estamos aquí. Ho accettato questa sfida perché mi avevano detto che a gennaio avremmo migliorato questa squadra. Io avevo dei dubbi, delle perplessità da un punto di vista tecnico all'inizio, ma ho lavorato sempre con silenzio, non ho mai parlato di mercato con nessuno, per il rispetto proprio di queste scelte. Prima di Natale siamo andati dal proprietario, dal signor Peter Lim, e quando siamo tornati a Singapore eravamo tutti contenti, felici, determinati, con la voglia di iniziare finalmente un'avventura. Ho chiesto dei giocatori, Peter Lim ha detto va bene, soprattutto il primo giocatore che è Simone Zaza, ha detto a Suso: ok, chiudi la trattativa, iniziamo a far questo, poi c'era anche un altro difensore, ma è inutile far nomi. Me habían prometido que en enero habríamos fortificado el equipo, como yo había pedido directamente y personalmente en un viaje que tuve en Singapur, en un encuentro con el señor Peter Lin. Y lo que me habían prometido era realmente que íbamos a comprar gente, a fortificar el equipo. Y sobre todo sobre un nombre, Simone Zaza, habíamos concentrado todos nuestros esfuerzos. Dopo poco tempo il direttore Suso mi dice: guarda che ho trovato l'accordo con la Juve, devi solo parlare col giocatore perché mi sembra che abbia qualche dubbio. Estamos cerrando, tendríamos que hablar, ya lo hemos hablado con la Juventus, tú tendrías que hablar solo con el jugador porque parece que tenga algunas dudas. Prima parlo con il signor Antonio, il papà di Simone. Antes hablo con el padre de Simone, el señor Antonio. Se potevo telefonare al figlio, mi ha detto assolutamente sì, abbiamo molto entusiasmo, mio figlio ha bisogno di sentire la parola dell'allenatore. Ho sentito Simone, abbiamo fatto una bella telefonata e ovviamente con entusiasmo mi ha risposto che sarebbe venuto al 100%. Después de haber pedido a su padre si podía telefonar al hijo, que obviamente me ha dicho que sí, he hablado con Simone y en una larga y amistosa charla telefónica me ha subrayado el hecho que estaba muy contento de venir a jugar con el Valencia. Subito ho mandato un messaggio a Susso e alla Presidenta dicendo che avevo parlato con il giocatore, che secondo me dovevano assolutamente fare subito la situazione.
perché il 27 saremmo ritornati a Valencia. Avrei voluto vedere almeno un giocatore, una faccia nuova, la volontà di cambiare, per dare anche entusiasmo, soprattutto per dimostrare che si aveva la voglia di migliorare. Questo era un giocatore particolarmente importante, perché è un giocatore caratteriale. Questa squadra ha bisogno di giocatori caratteriali, e giocatori che non sentano la pressione di un Mestalla, che è meraviglioso ma può anche creare qualche problema ai giocatori. E ni bien terminata la chiamata, he hablado con Souso y con el resto del direttivo dell'equipo para que cerrara ho mandato un messaggio a Souso dicendo che avevo parlato col ragazzo, era tutto ok. Non solo he hablado, sino he escrito un messaggio. E ho scritto un messaggio alla presidenta dicendo che era tutto perfetto, che dovevano chiudere. Y también a la presidenta, escribiéndole que todo estaba cerrado, simplemente había que finiquitar todo. Porque era importante el hecho que llegara un jugador de este calibre el día 27, una cara nueva, y sobre todo un jugador de carácter. Carácter que se necesita a un equipo como el Valencia, porque el Mestalla, que es un gran estadio, que ayuda, pero muchas veces puede dar temor a los jugadores. Y Simone Sazza es un jugador de carácter. Siamo ritornati al 27, il giocatore non c'era. Ho chiesto spiegazioni e abbiamo avuto una conference call con la presidenta il 29, se non no, il 29, 28, 29, dicendo che avevamo 24 ore per dare la risposta a lei se dovevamo prendere o una punta o un centrocampista. Io ero rimasto a Peter Lee, che mi aveva detto che c'era la possibilità di 4 giocatori. Lei mi ha detto che non c'era la possibilità, che c'era la possibilità solo di un giocatore, e in 24 ore doveva andare la risposta. Io ho detto: in 24 ore darò una risposta sul mio futuro, perché se non sono riuscito a portare un giocatore con la trattativa già chiusa, vuol dire che c'è un progetto diverso. Io non voglio... Ok. In una conference call con la presidenta, estábamos hablando y ella me ha dicho que el proyecto inicial de 4 jugadores se derritía a un solo jugador y que con la fecha final del día 29 el señor Pandelli tenía que decidir qué jugador quería. Entonces él ha empezado a pensar que si ya teníamos seguro por palabra del presidente 4 jugadores y ahora que teníamos uno, como Simone Zaza, y ni siquiera esto habíamos logrado cerrarlo, algo no cuadraba. Dopo questa conferenza io ho manifestato su il mio disappunto, il mio stato d'animo. Ho detto: se queste sono le condizioni, io lascio il contratto. Io non voglio prendermi la responsabilità nei confronti dei tifosi, nei confronti della città. Io sono venuto per un progetto importante, non per un progetto minimo. Io posso stare, potrei rimanere a fare l'allenatore, come tanti rimangono, perdi 2 partite, ti mandano via e prendi i soldi. No, io ho lasciato i soldi. Io voglio rispettare questa città, che la città mi ha amato. Ho rispettato i tifosi, gli aficionados, e per questo è questa la mia decisione. Per questo motivo. E Suso mi ha detto: se tu dai le dimissioni, le do anch'io. No, mi dava un po' fastidio la sedia. Es que como buen italiano César tiene algunos actos que son más explicativos que las mismas palabras. Pero realmente él ha entendido que la ciudad de Valencia siempre había tenido un buen feeling con él, y por respecto hacia la ciudad de Valencia, el equipo de Valencia, sus aficionados, ustedes, él tomaba la decisión más adecuada a una respuesta de un señor que no quiere seguir flotando como muchos entrenadores, sino tomar la decisión de renunciar, obviamente también a importante suma de dinero, pero de alguna manera irse con la cabeza alta y el sentido de haber intentado todo lo posible. Es una sociedad gestita da persone
per bene, le persone competenti, perché sono persone che arrivano da altri mondi, sono persone di numeri, ma il calcio ha bisogno, secondo me, di sentimento, di cuore, di passione, di rischiare qualcosa, di amare questo sport. Questo è uno sport dove devi avvicinare la gente. Io ho chiesto più volte di aprire a Paterna i tifosi e mi hanno detto che hanno paura della contestazione. Io ho chiesto di parlare con tutti voi, anche quelli che sono sul libro nero. Cioè, non siamo in un regime. Tutti devono avere la possibilità di intervistare le persone, anche le persone che hanno opinioni diverse. Non dobbiamo aver paura delle persone che hanno opinioni diverse. Dobbiamo aver paura quando ti chiudi in te stesso e pensi di essere tu la verità. E allora in questo io non mi ci trovo. He intentado desde el principio cambiar algunas cosas. Esta sociedad está regida por personas muy respetables, personas de números. Pero el fútbol es algo que va más allá de los meros números matemáticos. Se necesita pasión, sentimiento. Si al fútbol le quitas esta parte, lo vas un poco dejando al desnudo. Yo, por ejemplo, había intentado de abrir Paterna al público y la sociedad me ha contestado que no era posible porque tenían miedo de contestaciones y con lo cual no lo hemos logrado. He tratado de hablar con toda la prensa, también con la prensa que la sociedad me decía que estaba en el libro negro, porque no tendríamos que tener miedo de hablar con toda la gente y sobre todo no tendríamos que encerrarnos, porque si nos encerramos ahí sí que vamos a hacer daño para el equipo del Valencia. L'ultima considerazione sull'equipo. Io penso che se volete bene a questo equipo, e penso di sì perché siete tutti tifosi, siete tutti aficionados, perché fate questo lavoro ma avete un sentimento per questa squadra. Uno dei primi giorni ho detto che ho paragonato Valencia a Firenze. Firenze è uguale, chi fa questo lavoro è tifoso della Fiorentina, quindi so di cosa sto parlando. Se avete amore dovete aiutare questa squadra. Aiutare vuol dire sì criticare, ma cercare di capire come far crescere questi giovani, perché questa è una squadra di tanti giovani, che in questo momento hanno difficoltà nell'affrontare gli avversari, soprattutto a Mestalla. Questo chiedo. E chiedo a tutti gli aficionados di far questo già da martedì, perché quando fai l'entrenatore per 3 mesi in questa città ti rimane dentro il sentimento. Io amo questa città, sono stato bene, sono commosso perché non avrei mai pensato di andare via, non ho abbandonato nessuno, non ho tradito nessuno, non ho fatto io la squadra, ho accettato le condizioni, ma in questo momento non ci sono le condizioni per andare avanti e per essere un riferimento per tutti. Io concluderei qua, non risponderei a domande perché non voglio entrare nelle polemiche, non è nel mio animo fare polemica, penso di aver detto quasi tutto. Voi fate le vostre considerazioni, io vi ringrazio per questi 3 mesi di collaborazione, ho trovato delle persone professionali, rispettose, quelle persone quando ti guardano dagli occhi, a me piace guardare le persone dagli occhi perché non dobbiamo aver vergogna di niente. Amund Valencia. Gracias. Creo que para ayudar el Valencia, ustedes que son los primeros aficionados de este equipo, les pido de ayudar ya desde ahora, desde el mismo martes, los jugadores del Valencia, que es un equipo, está formado por gente joven que puede tener temor del mismo Mestalla. Yo aquí he vivido 3 meses de sueño, me han querido del primer momento, me voy muy emocionado y lamentablemente creo que es mejor no dar cabida a preguntas porque las preguntas siempre tienen algún matiz de polémica y yo no quiero hacer polémicas con nadie. Simplemente he tratado de transmitir el mensaje que creo que ha sido lo más claro posible. Obviamente les envío un fuerte abrazo y amo Valencia. Gracias.